Nella città la situazione non è assolutamente difficile, è chiaro che ho avuto modo di dirlo in questi giorni. Gli sforzi invece di metterli tutti nella mia città, perché quella era la mia competenza, in questi 4 giorni abbiamo fatto quello che non era di nostra competenza. Statale 96 prima di tutto per salvare centinaia di macchine in panne, di famiglie, 2 pullman, e subito dopo quell'emergenza adesso spetta anche a noi, non dovrebbe essere nostro compito, di andare incontro e sbloccare le strade provinciali. Questa strada porta a Cassano, una strada importante. Su questa strada ci sono tante masserie che aspettano da giorni di essere sbloccate. Questi sono i nostri mezzi, i mezzi che abbiamo messo in campo. Qui sarebbe bastato uno spalaneve e tutto questo problema non lo avremmo avuto. A qualche chilometro di qua stiamo lavorando ormai da 2 giorni, ci sono 2 masserie dove sono cadute le tettoie e sepolte sotto ci sono delle pecore, e sono finiti i viveri, l'acqua è congelata, non c'è più approvvigionamento di acqua. Questa è la situazione, e oltre questa situazione ne ho un'altra su via Corato, ne ho altre su via Ruvo, ne ho altre su via Carpentino, su tutte le strade provinciali. Ci hanno lasciati soli, ci hanno bloccati, l'unico contatto ce l'avevo con Matera, finalmente da ieri pomeriggio anche con Bari, ad una sola carreggiata soltanto per le urgenze. Non è assolutamente possibile questo, non è il momento questo delle polemiche, ma subito dopo qualcosa bisogna dirla ad alta voce, per chi doveva fare non ha fatto.